Questo vlog inizierà in maniera un po' diversa. Ciao Charlie! Abbiamo vinto, ho giocato un po' di più di quello che dovevo, vero Luigi? Tommaso! Pazzesco! Ci siamo appena ripartiti, abbiamo vinto di uno, facile di uno. E adesso arrivo a casa, dormo e domani vi racconto. È stata dura. Carmangelo! Sei contento della vittoria o no? Cazzo! Salute, salute ai ragazzi del vlog. Ciao ragazzuoli. No, dai, sto pugno mi lascio qui tutta la sera. No, ci sta. Comunque volevo fare i complimenti al signor Marino per il suo rientro in squadra. Nonostante fosse stato tanto tempo fuori. Figa, ma sei proprio di Varese tu. Sono di Ragusa, Questa notte è nostra giovani re. Piccole stasera. Non c'è sesso senza amore. Carmangelo. Putrida. Nero. Italione. No. Italione. Italiano. Italione. No, italiano. Nero, italiano, stallione. Nero. Italiano. 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 Stallione. Stallione. Buonanotte. Che miseria. Angelino, andiamo dentro subito, via il dente, via il dolore, dai. Bentornati, queste si mettono a posto. Yes. Angelino, facciamo. Perfetto, ho fatto tutto quello che dovevo fare. Adesso si va a casa. Come una pera. Allora, la storia è questa: sono arrivato in questo istante in casa. Sarà un po' la tensione che mi è scesa, che non giocavo comunque da 2 mesi quasi. Adesso mi è salita una fame blu. Un bel riso col tonno a 12:15 e vado a letto. Ehi Siri, metti un timer di 10 minuti. Non riesco mai a dormire dopo le partite. Sono addormentato alle 3 e mi sono svegliato alle 7:30. Oggi non devo fare niente, ho terapia oggi pomeriggio, a mezzogiorno devo fare una cosa che però vi racconterò dopo, una cosa un po' particolare. Sono contentissimo che ieri sera è andato tutto bene, tranne il fatto che i patti erano che avrei giocato 5 minuti, non dovevo giocare 21, perché abbiamo avuto problemi di falli. Alle spalle avevo un quarto d'ora di 5 contro 5 dopo 50 giorni di inattività, quindi ero impresentabile, cioè quando vai in campo proprio per limitare i danni. Un po' di danni l'ho fatti, un po' di cose buone l'ho fatte, quindi alla fine l'importante è che di uno alla fine l'abbiamo portato a casa. Iniziamo sta giornata, dai! Forza Tommino. Luigi! Tommaso! Pazzesco! Visto che sei già sveglio e carico come una mina, come me, ci meritiamo forse una spremuta qui sotto in centro? Va bene, detto, ma no, andiamo. Cioè, non ti provo questa fatica. Se non mi vuoi, io sto anche da solo. No, Tommaso, lo sai, è sempre un piacere stare insieme. Diamoci un appuntamento. Mi dai mezz'ora? Te sei già pronto? Io ti vedo che sei già pronto, secondo me. Prontissimo. Ti incammini verso casa mia? Ok. Dai, quando sei sotto casa mi scrivi, tipo fra mezz'oretta, dai. Ragazzi del vlog, ragazzi, ti vedo un po' spento. Fai una mascherina, fai negazionista, cosa, come sei? Ciao ragazzi. È
arrivato il momento di salutarci, Luigi. Tu vai a casa tua, perché tu vai a Maddaloni perché residenze, cose, eh? E io vado a casa, che ci ho la psicologa alle 12. Va bene? Luigi, è un piacere. Un bel saluto all'italiana. Ciao Luigi. Ciao Tommaso. Tutto vero? Alle 12, chiamata Skype con la psicologa. Adesso vi dico. Mi sono dimenticato le chiavi del portone in casa. Cazzo. Buongiorno, sono un ragazzo del quarto piano, mi sono dimenticato le chiavi del portone in casa, mi aprirebbe il portone? Grazie. Che amarezza. Siamo qua alle 12, mi chiama la psicologa. È una persona con cui sono in terapia, chiamiamola, da un po' di tempo. Mi piace, è una cosa che mi fa star bene, mi trovo molto bene. Ognuno ha i suoi cazzi, i suoi pensieri, le sue storie, i suoi problemi anche. E a me piace parlarne con una persona esterna, imparziale, così. Mi aiuta e credo che sia un po' un tabù questo della terapia, no? Con una persona. Uno, magari, non è che io sono un pazzo, devi essere per forza fuori di testa per doverlo fare o avere un problema grave da sistemare. Io non ne ho, semplicemente magari tutta questa situazione, sono un po' stressato, un po' preoccupato, è un anno ormai che siamo rinchiusi in casa, il fatto che sono stato infortunato un po' di tempo mi ha reso un pochino più agitato, alla fine sono a 1000 chilometri a casa mia per giocare a pallacanestro e per 2 mesi potevo solo che guardare gli altri giocare, quindi io sono un po' iperattivo, devo fare 100.000 cose, non so stare fermo. Boh, parlarne con lei di queste e di altre cose mi ha aiutato parecchio. Io lo consiglio, se uno ci può investire magari 2 soldini una volta a settimana. Io lo faccio il mercoledì o il giovedì a mezzogiorno. Non credo che ci debba essere niente di cui vergognarsi, anzi credo che tanta gente magari lo fa ma si vergogna a dirlo. Secondo me non c'è niente di male. Alla fine, vuoi o non vuoi, il nostro lavoro ci porta dello stress, della pressione. Per questo e altri motivi io la scarico spesso, la scarico con lei, ovviamente anche con 1000 telefonate con i miei amici, però quella non ha un attimino un altro piglio. Adesso vado perché tra un quarto d'ora mi chiama. Seduta finita, ora siccome non ho fatto colazione che sera ho mangiato a 1 di notte, mi faccio le uova strapazzate al miele per pranzo, anche perché quella è tutto quello che c'è. Allora mangio mentre mi guardo una roba su YouTube e poi alle 3 vado che mi aspettano a fare terapia. Sono quasi in ritardo. Il parcheggio di casa è, a parte buio, è una gincana per parcheggiare incredibile. Devo schivare 84 pali e poi non toccare. Ah, appoggiato. Ce l'abbiamo fatta anche stasera. Allora, arrivato a casa. Ragazzi, il video è finito. Adesso mi metto a montare questo video in modo tale che domani, venerdì, lo riesco a postare. E siccome è una cosa che gli youtuber fanno sempre, questo video è sponsorizzato dal mio brand, che si chiama Zero Blaster Film. È un brand streetwear dove facciamo un sacco di roba figa, principalmente pantaloncini da basket. Vi lascio il link in descrizione della pagina Instagram. Andate sul sito. Giovedì prossimo, il 25 marzo, usciranno 3 pantaloncini nuovi che secondo me sono una bomba, ma io sono di parte. Siccome è una cosa alla quale dedico parecchio tempo, fantasia, creatività e cose, vi invito a darci un'occhiata perché secondo me è molto figo. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video, mettete un like, fate le solite cosine che vi ringrazio. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Ciao!